Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Pallano Tiavo, parliamo di Serie 1 femminile, questo primo appuntamento per quanto riguarda il campionato rosa nel 2023, che ha visto subito uno scontro diretto e ne parleremo con mister Danielisi. Buonasera. Buonasera, E lo buonasera a vediamo tutti. perché poi partirà anche la Serie B con la Nautilus che ha approcciato anche con le amichevoli. Tutto in rosa, insomma, anche il commento, insomma, riguardante la sezione di pallanuoto femminile. Sì, è una giornata che comunque sia vedeva quello scontro tra Sisse Roma e Orizzonte, che devo dire complimenti alla Sisse Roma perché non ha tolto magari il primo tempo, comunque sia anche dal primo tempo si vedevano che oggi la Roma sta veramente veramente in palla, sta veramente in forma. Oggi possiamo dire che è la squadra da battere, anche perché ha un percorso non indifferente, sette partite vinte, un bagaglio di gol notevole e tra l'altro credo un 40-42 gol subiti fino ad oggi, quindi insomma diciamo che sta facendo un ottimo percorso, giocatrice di alto profilo ritrovate molto bene, quindi insomma oggi possiamo fare solo che i complimenti alla Sisse Roma. E salutiamo Benedetto, che tornerà poi con noi anche per commentare questo campionato, lei che è ancora più da vicino, visto che Sì, conosce molte di queste oggi giocatrici qui. stiamo in Sì. sostituzione, Sì. insomma. Alla vittoria del Bogliasco 9-3 nei confronti della Florencia, Como che sconfigge Prisza Cireale per 13-8, Trieste che si pone sul Bologna per 14-9, poi come detto Sisse Roma Catania che finita 10-5 e si disputerà mercoledì la partita tra Ravallo e Padova perché le ragazze di Posterivo sono state impegnate in Eurocup nel concentramento e sono riuscite a passare il turno nonostante qualche difficoltà iniziale. Alla fine sono riuscite trovando una vittoria, poi anche facendo 30 gol alle 30 gol. portoghesi che c'era bisogno della differenza e sono riuscite a qualificarsi, quindi è importante questo aspetto per Vabbè, quanto una riguarda le. squadra comunque di spessore internazionale, insomma, magari dopo un periodo lungo che, insomma, di ripresa, anche loro problemi con la piscina, quindi non è come l'Ortigia, non si stanno Sì, allenando, sono andato a insomma, Trieste addirittura esatto, per disputare proprio la partita con Trieste in nel casa. miglior modo, però insomma poi una volta che piano piano riprendono il ritmo e il rodaggio, insomma sono una squadra tosta, molto molto tosta. In classifica Sisse Roma 9-3-27, Catania e Padova 21, Padova ovviamente una partita in meno, Trieste e Ravallo 15, Bogliasco 9 assieme al Como, Briz e Florencia 6, chiude ultimo il Bologna con 3 punti. Tornando al match principe dell'Infernetto tra Sisse Roma e Catania, quello che stavo pensando anche sentendo le opinioni degli allenatori, ovviamente Capanna da una parte, poi Micheli e Di Mario dall'altra, forse Sisse Roma aveva più bisogno di vincere questa partita per dimostrare che c'è, considerarsi ultimamente per la lotta scudetto, mentre invece Catania è una squadra ovviamente più collaudata, più rinomata a livelli di scudetti, a livelli di finale scudetto, forse ha più bisogno a Sisse Roma Di di sì, certezze. ecco, Sì, l'hai aveva detto tu. bisogno di trovare sicuramente più certezza. Ad oggi, in questa parte di campionato, come dicevo prima, la Sisse Roma sta in palla, sta molto, molto bene. Naturalmente, la regular season è un conto, poi quando rientriamo nelle partite secche è un altro. Non dimentichiamo che la partita di campionato Padova-Orizzonte aveva visto un'ottima partita del Padova con la vittoria del Padova, poi si sono riscontrati in Coppa Campione in una partita determinante, secca, e comunque l'Orizzonte viene fuori, insomma, Paradossalmente l'allenatrice verrà fuori secondo me perché adesso Martina Micheli l'ho vista molto arrabbiata. arrabbiata. Era molto, molto arrabbiata, come giusto che sia, però comunque è un'allenatrice, c'è cioè una presidentessa, è un'allenatrice, insomma, una squadra che nelle partite secche, nelle partite quelle che contano, insomma, le sanno preparare molto bene, basta, insomma, vedere gli ultimi anni quello che hanno fatto, insomma.
Eh sì, vedremo quello che succederà per la lotta tra le prime tre della classe, anche per quanto riguarda la salvezza. Vi ringrazio, Mister Lisi, per la collaborazione. Prego, Ci grazie. vediamo al prossimo appuntamento con la palla mutiamo.